Buongiorno, eccellenza. Permettete? Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Un momento solo. Non sto bene, sapete. Bevo un bicchierino e, cameriere, vodka. Ah, che bello. Che freddo. Ecco, vedete, tremo tutto, come se dovessi andare a fare un esame. E veramente ci sto andando. Alla vostra età, ma che dite? Se sapeste. La cosa principale per me è questa, decidersi. La mia povera zia lo diceva sempre. Se si riflette troppo non si prende mai moglie. E io l'ho promesso alla mia povera zia, l'ho promesso. Ah, sì? Sì, è proprio così. E poi io non prendere moglie, è impossibile. In primo luogo io ho 35 anni, età critica, come suol dirsi. E in secondo luogo io ho bisogno di una vita regolata, di una vita ordinata. A me mi prendono sempre delle palpitazioni di cuore e mi agito sempre così. Ecco, vedete, soltanto a pensarci mi tremano le labbra e ho il tic qui, all'occhio sinistro. Si vede? No. È impercettibile, ma io lo sento. Ma chiamo tutto ubie, non da teretta. Eh? Ubie, ubie. Ubie, ubie. La cosa poi terribile per me è la notte. Quando mi sdraio sul letto e sto per prendere sonno, sento qui, al fianco destro, tac, una fitta che risponde qui alla spalla sinistra e alla testa. Signora, ho l'onore di presentarmi. Sono il capitano di artiglieria in congedo e possidente, Grigori Stepanovich Smirnov. Sono costretto a disturbarvi per un affare importante. Che cosa vi occorre? Il vostro compianto marito, che io ho avuto l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore di due cambiali per 1200 rubli. E siccome domani devo pagare gli interessi alla banca agricola, vi prego di restituirmi quel denaro. E come mai mio marito vi firmò quelle cambiali? Comperò da me dell'avena e mi lasciò in pagamento le due cambiali. Dovete scusarmi, oggi non ho denaro disponibile. Fra qualche giorno il mio fattore verrà dalla città e gli ordinerò di pagarvi. Purtroppo non sono in stato d'animo da potermi intrattenere con voi. Purtroppo io non posso aspettare. Avrete i soldi alla fine della settimana? No, mi occorrono oggi. Ho già detto che oggi non ne ho. Buongiorno. Sempre tu. C'è poca roba, che cosa diamo al generale? Non mangerà mica tutto lui. No, ma bisogna fargli vedere tutto, non possiamo mica mostrargli le bottiglie vuote e i piatti sporchi, scusa. E quanto costa tutta questa roba? Beh, faremo i conti, faremo i conti. Signore. Signore, scusate, non sono del paese. Sapreste dirmi se qui c'è una possibilità di lavoro? Non lo so, non credo. Ho delle buone referenze. Sapete, non sono mica un fannullone. Sono un ex capitano della Marina Fluviale. A riposo. Reumatismi, sapete. Voi siete un ufficiale? Lo ero. E avrei fatto anche carriera se i reumatismi non mi avessero bloccato. Stato il Volga. Volga, Volga, tu mi hai dato i gradi e tu te li sei ripresi. Sapete come stia in Karasin. Quindi senza i reumatismi oggi voi sareste generale? Oh, ammiraglio. Sì, e avrei avuto tutti i numeri per diventarlo. Non c'era nessuno che sapesse condurre la propria nave sulle correnti del Volga come me. Ed è difficile, eh? Più difficile che sul mare. Sì, però sapreste fare il generale. Casomai l'ammiraglio, ha detto che sono di marina. Sì, vabbè, ammiraglio, generale, la stessa cosa. Eh no. Eh no, signore, è qui che vi volevo. Vorrei vedere un generale alle prese con le scotte, i bracci di trinchetto, il contropappafico. Un generale col contropappafico. Sì, vabbè, ma questo non mi interessa, quello che mi interessa siete voi. Io? Sì, voi. Voi siete un generale magnifico, perfetto. Io? Sì. Dico, ma allora noi non ci siamo capiti. Ho detto che sono un ex capitano della Marina. Se non ci fossero stati i reumatismi... Vabbè, lasciate stare i reumatismi. Non... Ma mi fanno male, signore, vabbè, lasciate stare. Mi pare che voi avete detto che non siete del paese. Mm. Che qui non conoscete nessuno. No, infatti sono di Odessa e vengo proprio adesso. Da Odessa? No, adesso non da Odessa, ma è come se venissi da Odessa. Perché adesso... Benissimo, se avete bisogno di lavorare, io posso farvi fare qualche cosa subito. E chi lo sa, forse
Per affinità di carattere, ecco. No, ma io non voglio sapere le ragioni della stima. Io voglio sapere la ragione per cui lo dite. E io ve lo sto dicendo, ma voi mi interrompete. Dunque, io ho ereditato da mia zia la stima per la vostra famiglia, oltre alle terre che confinano con le vostre, perché le mie terre confinano con le vostre, lo sapevate? Bravo. E sono contento che lo sappiate, perché questa vicinanza è molto significativa, cara Natalia. E se vi ricordate, il mio praterello del Bove confina col vostro bosco di betulle. Come avete detto? Il mio praterello del Bove? Sì, signora. Strano. Quel praterello è nostro. Io parlo di quel praterello che si stende fra il vostro bosco di betulle e la palude. Per l'appunto, è nostro. Cara Natalia, non vorrei apparirvi scortese chiedendovi, ma da quando è diventato vostro? Da quando? Ma è sempre stato nostro, bella. Degnatevi di ascoltarmi. La nonna di mia zia, molto tempo prima dell'emancipazione dei servi della Glebe. Ma lasciate stare i vostri antenati. Ma io con i miei antenati faccio quello che mi pare. Vabbè, allora pensate a loro, ma lasciate stare la terra degli altri, no? Si vede subito il lignaggio, è un generale in gamba. Che potrei essere io tra le sue braccia. Sono braccia normali, solo con dei gradi in più. Ma per noi donne la divisa è come il termometro. Più sono i gradi, più cresce la febbre della passione. Soffro! Oh, aiuto! E lasciami almeno respirare, orso. Non mi provocare. Perché? Altrimenti? Altrimenti ecco. No, sta buono, se no facciamo tardi al pranzo di nozze, no? Colpa tua, colpa tua.